Gianmarco Modi, presidente del Comitato Regionale Toscano Volley, medaglia d'oro, perché io dico sempre il prodotto finito è il frutto di quello che si semina alla base. Certo, quest'anno c'è stata l'enorme soddisfazione della nostra nazionale femminile che è riuscita finalmente a portare un oro olimpico alla Federazione Italiana Pallavolo, e questa è stata una grande soddisfazione, giustamente nata dalla base, nata da tante attività che sono state svolte in periferia, dai territori, per far crescere un movimento che ancora una volta si è dimostrato vincente, e vincente con il massimo successo che mancava da sé. C'era una triade importante, Velasco, Barbolini, Bernardi. Barbolini che abbiamo conosciuto bene da vicino a Scandicci, due coppe, una finale scudetto, un quarto di finale in Champions. Ieri c'è stata la presentazione della Savino. Beh, la Savino possiamo dire che è l'apice del movimento toscano. Sicuramente viene da una stagione dove ha lottato fino alla fine per lo scudetto, e quindi riparte con una marcia in più, avendo effettivamente dimostrato di essere un punto di riferimento per la pallavolo nazionale. È veramente una cosa importante per tutto il movimento toscano. Non dimentichiamoci però che a seguito c'è sicuramente un Bisonte, la realtà del Bisonte, una 1 femminile del Bisonte, che ancora una volta si presenta al campionato di A1 con un roster importante e con la voglia sicuramente di ben figurare. Ma siamo qui nel pieno Sanfrediano, davanti a questa location che io non conoscevo e devo dire molto molto carina, per presenteranno questo nuovo progetto, perché la pallavolo maschile a Firenze manca da tempi della ruina, via, non nascondiamoci. Sì. Praticamente sì, ci sono stati tanti progetti più o meno positivi in questi anni. Tutti ci auguriamo effettivamente che si possa assistere ad una crescita di una società, di una squadra che ambisca veramente ai massimi successi. Sono ancora negli occhi di tutti il pubblico di quest'ultimo weekend al Palazzo Vanni, giusto appunto per la Supercoppa maschile, ancora una volta strapieno, e quindi questo significa tanta voglia di pallavolo, tanta voglia di pallavolo maschile. Io sono molto amico di Riccardo Bonaccorsi, gli dicevo poco tempo fa, anche con il presidente della pallavolo, loro hanno vinto la medaglia d'oro, hanno vinto i campionati mondiali con la maschile, la nazionale di rugby sta avendo grandi risultati, Firenze Viola Supersport possiamo dire porta bene. Assolutamente sì, e auguriamoci che sia sempre così. Grazie presidente, grazie, buonasera. A voi.